Benvenuti a un nuovo motherfucking vlog. Sì, tecnicamente non ho neanche il tempo materiale per farlo, però siccome giovedì ho detto che l'avrei fatto, facciamolo. Alziamo un po' il bordello perché nell'ultimo video avevo la testa tagliata. Preciso. Allora, inizierei parlando di questa situazione del dissing che mi hanno dedicato pochi giorni fa, perché penso che tutti voi vi aspettiate che ne parli. Beh, vi darò un commento a freddo il più veloce possibile. Me ne fotto! Ok, hai fatto un dissing a Jason. Va bene, ma non aspettarti una risposta perché io non faccio queste robe. Cioè, alla fine, se provavi questo per me, hai fatto bene a esporre i tuoi sentimenti, perché li pop è anche questo, ma non ti risponderò perché francamente non mi interessa. Detto questo, ho notato con piacere che l'iniziativa portata avanti in collaborazione con il forum vi ha catturato un po' tutti. Solo che per l'ennesima volta sarò costretto a ripetermi. Se non recensisco subito il tuo lavoro, non è perché ti ignoro, è perché io vado con ordine. Chi lo posta prima verrà recensito prima. Lo capisco che siete in molti e quindi giovedì dopo giovedì ci sarà da aspettare. Ma non vi dimentico. Poi in alcuni casi è capitato che mi lasciavate il link e io non lo vedevo. Per questa cosa potete prendervela solo con Mark e dirgli Facebook non va. Perché io quelli che vedo recensisco, poi non lo so. Per quanto riguarda invece le singole tracce, mi scuso se rispondo velocemente con risposte molto brevi o se tardo a rispondere, ma il fatto è che me ne postate a ruota di continuo. Solo che anche lì io mi rendo conto che se il mio canale esiste non è merito mio, ma è merito vostro. Quindi io, per una forma di gratitudine, rispondo sempre a tutti. Ma proprio per questo dovete rendervi conto che rispondendo a tutti non riesco a essere abbastanza veloce per rispondervi a tutti contemporaneamente. Quindi, inutile che linkate 12 volte, linkate una volta. Prima o poi risponderò al messaggio, alla query in chat o a quello che volete. Ma abbiate pietà, vi prego. Comunque, detto questo, mi fa un bordello di piacere sapere che apprezzate un mio commento e che chiedete il mio parere. Per concludere, prima di passare alle domande degli utenti, voglio fare un grande ringraziamento. Ma non voglio ringraziare voi che mi mettete quelle centinaia di pollici in su, voi che spammate su Facebook, voi che condividete le mie idee, voi che mi fate complimenti. No, sarebbe scontato. Voglio ringraziare voi che con razzismo in mano mi dite siciliano di merda, tutti voi che dite che il mio accento è fastidioso, tutti voi che vorreste buttare una bomba sulla Sicilia. Vi ringrazio perché dal momento in cui mi rendo conto che non sono come voi, mi rendo anche conto di essere una persona migliore. Perché sarò stupido, sarò grasso, sarò brutto, non ne capirò un cazzo di pop, quello che volete. Ma almeno non sono un razzista. Io non guardo male una persona perché non viene dalla mia stessa regione. O dalla mia stessa zona d'Italia. Quindi vi ringrazio sempre e comunque. Continuate così. Sicilia di merda, da Roma in giù tutti a rogo, fate schifo. Grazie, continuate pure. Or dunque, la prima domanda viene da Mattia. Domanda per il vlog. Che ne pensi di Surfa? Che dire, io vengo dal punk, dal metal e dal rap anni 90. E la flash me lo passo in culo, stai sicuro? Senza offesa comunque, barriera personale. La seconda domanda viene da Marco che chiede: quando è nato il tuo interesse per la musica rap, la cultura hip hop e soprattutto il beatmaking? Allora, io non so dare una data precisa a tutto ciò in quanto non ho memoria di Jason senza hip hop. Nel senso che mi ricordo che anche quando ero piccolo piccolo, all'età di 10 anni, 9 anni, ascoltavo hip hop. Cioè, quindi non lo so. Io quando ero piccolo già ero intrippato, vestivo largo, yeah yeah. Non sono come molti a cui è venuto l'interesse intorno ai 13-14 anni. Io anche molto prima ero lì. Quindi non te lo so dire. Per il beatmaking è nato intorno al 2004-2005 perché ho iniziato a scrivere, ma non avevo nessuno che mi producesse le basi. E piano piano la frittata si è capovolta in quanto mi sono dedicato molto più al beatmaking rispetto che allo scrivere testi, al rappare eccetera eccetera, ed è diventata la mia disciplina principale, diciamo. La terza domanda viene da Hector che chiede: cosa consiglieresti a chiunque voglia fare rap o beatmaking seriamente e abbia l'intenzione di fare musica decente? Consigli a livello di testi e basi, con insulti esclusi. E porca troia merda culo cane!
A parte gli scherzi, io non posso dare grandi consigli in quanto non sono arrivato né come MC né come beatmaker. Cioè, penso che voi mi conosciate come youtuber, non credo che i miei pezzi abbiano girato Italia, eccetera, eccetera. L'unico consiglio saggio che mi sento in grado di darvi è: se non siete convinti al 100%, non mettete in giro la vostra roba. Perché poi finite nelle mie classifiche. Non fate i pezzi alla cazzo di cane, li mettete in giro dicendo è la mia prima prova, perché poi verrete etichettati come MC squallidi. La quarta domanda viene da Gianni, che ci chiede: Professor Green, quanto imita Eminem da 1 a 10? Beh, io direi 5, perché in alcuni pezzi, nonostante abbia la voce simile, si discosta da Eminem. In altri sì, è la sua copia, quindi diciamo 5, la metà. La quinta domanda viene da Samuel, che chiede: che ne pensi di Luix? Ti sto rompendo da molto su sta domanda. Che dire, senza Luix l'hip hop oggi non sarebbe quello che è. Ha portato veramente il concetto di posse, di ribellione. Un grande Luix, massimo rispetto. La sesta domanda viene da Domenico, che chiede: ce l'hai Waka Waka? La settima domanda viene da Claudia: cosa ne pensi di Cane Secco? È un grande freestyler e lo stimo parecchio. Evidentemente non lo sai, ma insieme al mio socio Ra, io sono Chain Beat Dropper. Qui ti lascio i link di due pezzi che ho prodotto per Cane Secco. L'ottava domanda viene da MCKFSC: se avessi una K47, faresti una strage di chi ci ha donato risate o meglio lacrime per lo squallore di certi pezzi? No. Se fossi armato andrei a sparare a tutti coloro che li demoralizzano e gli impediscono di farne altri. Perché se ne facessero degli altri noi rideremmo ancora. La nona domanda viene da Senza Nome: secondo te chi è il migliore in Italia adesso? Non faccio confronti. Qual è la tua idea di pezzo hip hop perfetto? Non faccio paranoie. Ma veramente parli cinese mandarino? Se sì, di qualcosa. Oddio, non lo parlo correntemente, ma qualche parola la so, tipo Ni Tamada. Stamani ti sei fatto il bidet? Sì, ho cacato dopo il caffè, sai, un'orgia di puzza è stata bellissima. Ma come se fosse Antani con la supercazzola prematurata e lo scappellamento iscrizione? Antipodi, la supercazzola della cedola prematura con Dobby di Sumblind, Yen, Dolle, una cosa continua, perché poi c'è il dito che è come se ci fai caso stuzzica, quindi... L'ultima domanda viene da Andrea: il tamarrone con gli occhiali da sole farà un remix di Waka Waka? Sapevo che un giorno sarebbe arrivato quel giorno. Riconosci il groove del Waka Waka? Vabbè, il vlog è finito, ci vediamo giovedì e basta, ciao.